Ciao a tutti e benvenuti. In questo nuovo video parleremo di come fare il makeover di una casa in affitto senza dover fare lavori strutturali. Anche se non è di tua proprietà, infatti, la tua casa in affitto merita comunque attenzione e cura. In questo video esploreremo l'importanza di creare uno spazio accogliente e capiremo come questo può influenzare positivamente il tuo benessere. Un'abitazione in affitto potrebbe essere temporanea, oppure potresti viverci per parecchio tempo, forse per tutta la vita. In ogni caso, è il luogo in cui trascorri gran parte del tuo tempo quotidiano e il posto che riconosci come casa. Trattarla quindi con rispetto non è solo un atto di responsabilità, ma anche un modo per migliorare la tua qualità di vita. Troppo spesso, infatti, ci limitiamo a vivere in uno spazio senza prenderci cura di esso, soprattutto se non ne siamo i proprietari. Tuttavia, investire un po' di tempo e attenzione anche nella casa in affitto può fare dei piccoli miracoli per il tuo umore e il benessere. L'uso dei colori è una delle strategie più potenti per personalizzare uno spazio senza apportare modifiche permanenti. Tinte vivaci o tonalità più neutre possono trasformare pareti, mobili e accessori. Sperimenta con delle palette che rispecchino la tua personalità e che creino un'atmosfera accogliente. Questo approccio ti consentirà di aggiornare facilmente lo stile della casa in affitto nel corso del tempo. La personalizzazione della tua casa va però oltre la scelta del colore delle pareti o dei mobili. È un atto di autoespressione che può influenzare profondamente il tuo benessere emotivo. Gli ambienti che riflettono la tua personalità possono diventare un rifugio accogliente e un luogo in cui puoi davvero essere te stesso o te stessa. In un mondo frenetico, tornare a casa dovrebbe essere un piacere, un momento di pace e di riflessione. Personalizzare gli spazi può creare un'atmosfera che favorisce il rilassamento e che contribuisce al tuo equilibrio mentale. La creazione di spazi con uno stile che ti piace è fondamentale per il benessere psicologico. Gli ambienti che rispecchiano il tuo gusto personale possono migliorare la tua giornata e influenzare positivamente il tuo umore. Dal momento in cui la casa è il rifugio da cui affrontiamo le sfide quotidiane, rendiamolo un posto piacevole e rassicurante. E anche in una casa in affitto è possibile creare uno stile coerente che parli di chi sei e delle tue passioni. Puoi inserire stile e personalità attraverso la scelta degli arredi che rispecchino i tuoi gusti e scegli quindi mobili e decorazioni che ti ispirino e che creino un ambiente che ti faccia sentire davvero a casa. Questo tuo tocco personale renderà la casa in affitto un ruolo unico, distinto da qualsiasi altro. Investire in mobili di qualità è cruciale per una casa accogliente, anche quando è in affitto. Scegli dei pezzi furbi che possono essere facilmente trasferiti in future abitazioni, garantendo così durabilità e stile. I mobili ben realizzati contribuiscono non solo all'estetica, ma anche al comfort e al benessere complessivo nell'ambiente domestico. Cuscini e decorazioni possono essere i tuoi alleati per trasformare gli spazi. Aggiungi cuscini decorativi sul divano, tappeti accoglienti e oggetti decorativi che portino gioia. Includi oggetti felici e ricordi belli che ti facciano sorridere ogni volta che li guardi, come fotografie, ricordi di viaggi o opere d'arte personali che possono dare un tocco unico alla tua casa in affitto. Questi elementi non solo aggiungono stile, ma creano un ambiente che riflette la tua storia e la tua esperienza. Un aspetto spesso trascurato nella personalizzazione è poi l'illuminazione. La giusta illuminazione può trasformare completamente l'atmosfera di uno spazio. Lampade decorative e luci soffuse possono creare un'atmosfera accogliente, perfetta per rilassarsi dopo una lunga giornata. Inserisci diverse fonti di luce per aggiungere profondità e calore ai tuoi ambienti, migliorando ulteriormente la tua esperienza di vita all'interno di casa. Se non vuoi o non puoi fare dei lavori per aggiungere dei punti luce e in ogni stanza è presente solo il classico lampadario al centro del soffitto, puoi facilmente aggiungere altre fonti di illuminazione approfittando delle lampade da tavolo e delle lampade da terra. Non crederai mai a quanto possa cambiare l'atmosfera di una stanza con l'uso di diverse fonti di luce, soprattutto quando sono soffuse, perché protette dal paralumi, e posizionate in punti diversi della stanza e ad altezze differenti. Provare per credere. Oltre alla componente estetica, personalizzare la casa ha dei vantaggi emotivi e psicologici.
vivere in un ambiente che ti rappresenta può aumentare la tua autostima e la tua soddisfazione personale. La tua casa diventa lo specchio della tua personalità, creando un senso di appartenenza e stabilità emotiva. La psicologia dell'abitare è un campo intrigante e molti studi confermano che un ambiente accogliente può davvero influenzare in maniera positiva la tua salute mentale. E in conclusione, fare un makeover ad una casa in affitto senza lavori è un investimento per il tuo benessere. La personalizzazione degli spazi contribuisce a creare un ambiente che riflette la tua personalità e influisce positivamente sulla tua salute mentale. Spero che queste strategie ti ispirino a trasformare il tuo spazio affittato in un luogo accogliente e armonioso. Se hai apprezzato il video, lascia un like e condividilo con chi potrebbe trovarne ispirazione. Grazie e a presto!